sì, come dicevo prima, un suo collega, è motivo di orgoglio, di grande soddisfazione per quel poco che abbiamo fatto, parlo in generale, però poi è tanto. Siamo stati fortunati a arrivare in un gioco come il gioco del calcio in Serie A, è il sogno di tutti i bambini. Io mi sono levato questa soddisfazione e niente, poi ho fatto oltre al calciatore anche l'allenatore a grandi livelli, sempre nel settore giovanile, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto e che continuo a fare, perché attualmente ho sempre una scuola calcio a Firenze, in provincia Tavannuzze, e vedere riconosciuto la propria carriera da una sindaca, in questo caso Francesca Brogi, da una giunta e da un paese intero, questi murali si rimangano nella storia. Quindi io dico grazie in maniera semplice, grazie, non so se ce lo meritavamo, però grazie. C'è un ricordo particolare che ti porti dietro appunto nella tua lunga storia calcistica? Il sogno di quando ho debuttato in Serie A con Pugliese, che mi disse che al tempo c'era il tredicesimo solo, la sera prima ero a dormire in camera con Giancarlo De Sisti e dissi domani è il mio giorno, anche se non dissi una parola perché ero emozionato, ma quando mi disse scaldati, è il sogno che tutti i bambini vorrebbero avere e vorrebbero realizzare come ho realizzato io. Io mi sono accontentato, ho fatto più di 130 partite in B, non sono stato un grande calciatore, però la fortuna non è stata dalla mia parte. Esatto, noi in questo luogo, che è uno dei luoghi del cuore di Ponzacco, della nostra comunità, dove sono cresciuti i calciatori che hanno raggiunto le vette più alte del calcio, la Serie A, abbiamo voluto rendere omaggio ai nostri campioni attraverso dei ritratti che dipingono i loro volti, i loro calci sul pallone. Rappresentano per una comunità un elemento di orgoglio, ma anche una bandiera che nel corso del tempo diventa il illuminante per la strada di altri giovani che possono seguire quelle orme non solo di grandi calciatori, ma spesso anche di grandi uomini che sul campo da calcio hanno fatto la differenza anche con i valori che hanno rappresentato. Non solo grandi uomini, ma anche una tribuna coperta che viene inaugurata. Questi anni abbiamo fatto tanti interventi, tanti investimenti per la crescita del patrimonio sportivo, degli impianti sportivi della nostra comunità. E oggi presentiamo al pubblico la nuova tribuna centrale coperta che abbiamo realizzato e installato all'interno dello stadio comunale per rendere questo stadio adeguato ad una città che ha una grande storia calcistica alle spalle, come appunto è la città di Ponzacco.